Quest'oggi siamo qua per Ghegheria atto secondo. Alberto Campana sfiderà gli altri 5. Sono il campione in carica della Ghegheria. E mi ha cambiato molto la vita ultimamente essere Gheggo, ho avuto un sacco di nuove fighe. Quali saranno i metodi di valutazione della Cicciatatatato? Questa diavoleria che mi ha regalato il mio curatore, se rimane spenta vuol dire che il candidato non passa. Se si accende in questa maniera, vuol dire che passa. Sono qua per sfidare gli altri concorrenti, li schiaccerò come merda e manterrò il mio primato. Punterò tutto sul mio aspetto fisico, sul mio sex appeal. Ciao a tutti, sono Emanuele, vengo da Novara e cosa penso degli altri? Solo un gesto. Loser. E dal grande maestro c'è da imparare ancora molto per diventare simili a lui, perché non si potrà mai raggiungere la sua magnificenza, la sua sapientaggine. Bene, innanzitutto, cari Gheghini e Gheggo, ridiamo un tributo incredibile con le vostre palme delle mani a questo bello metto. Forza con l'applauso, bello, intenso, forza, forza Campana, sbrigati! Possiamo partire, scusi, mi cade il ciuffo, possiamo partire con il secondo corso di Ghegheria, ricordando che Alberto Campana è diventato Gheggo, ma per una questione prettamente logistico-culturale, psichedelica, quest'oggi diamo la precedenza agli altri, quindi lui lo faremo per ultimo, eh? Bravo Alberto. Bravo Alberto, benissimo. Attenzione, nome, cognome, provenienza ed età di Emanuele Castano Castanò, ribattezzato Emanuele Biondò. Parto con la battuta. No, non me ne frega un cazzo, voglio sapere come dice, da dove vieni, quanti anni. Sono Emanuele Castano, arrivo da Novara. Sì. E non ce ne frega e un non cazzo. Ce ne frega. Benissimo. Esattamente. Allora, puoi partire con il tuo cavallo di battaglia e dire la tua battuta. Attenzione perché verrai giudicato dal Gran Maestro che in caso di accensione della spada della Gran Ghegheria Mondiale Psichedelica Power potrà farti passare al turno successivo, altrimenti, ahimè, te ne tornerai a Novara. Attenzione, 3, 2, 1, vai con la battuta, via! Sai qual è l'animale che sta in più posti contemporaneamente? L'aquila. Come quando mangi... Esatto. La battuta è bella. È fresca? Non mi sembra molto fresca, sinceramente. Lo mettiamo un attimo... Lo mettiamo allora in... Nella stanza degli stronzi. Stand bike. In che stand bike? Sì, mi sono emozionato un po' perché insomma era la prima volta che lo vedevo, mi sono sentito un po' genato, però alla fine poi mi sono stato sciolto, quindi è andata anche abbastanza bene.